Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Allora, indovinate un po' dove stiamo andando. Stiamo andando a fare la spesa, ma nelle nuove regole c'è scritto che praticamente, vabbè, a parte si può andare in un altro comune a fare la spesa e poi si può portare dietro una persona, ma la persona non può entrare al supermercato, deve restare in macchina e può dare poi una mano quando si esce a caricare la spesa o cose così. Siccome le mie spese sono sempre esagerate, magari una mano non è che mi dispiacerebbe. E poi così io e Giorgia passiamo un po' di tempo da sole, perché in tutta questa confusione il tempo per stare da soli non c'è proprio più. Quindi noi adesso andiamo prima a comprare la frutta e la verdura da un fruttivendolo, che è quello dove va... Come sono bella! Sembra con la pelle liscia, guarda! Ma ce ne sembra che i capelli ultra lunghi! Guarda! Sembrano lunghissimi, eh? Anche i miei, guarda! Sarà l'acqua che sta venendo! Sono cresciuto in bottola quando ero italiana! Oddio, ho detto un matto come dici tu! Ti sto contagiando! Comunque, e quindi adesso prima andiamo dal fruttivendolo, che è quello dove va mia sorella al mercato. Ah, abbiamo scoperto che ha un negozio dove si può anche andare a comprare direttamente lì e quindi ci vado, così risparmio un po', perché tanto che devo scendere per andare a fare la spesa. E poi questa volta qui cambiamo e andiamo al Lidl. Quindi noi adesso, io guido, ma tanto siamo fermi al semaforo, posso anche parlare ancora un po' con voi. Poi appena ripartiamo, il tempo è bruttissimo, cioè da ieri che piove, nuvoloni giganti e niente. Maurizio è a casa, non è andato a lavorare, è in mutua per 3 giorni perché lui soffre di gotta e gli si è gonfiato un piede e c'era tipo così, e quindi adesso deve fare la cura e poi può tornare a lavorare appena non gli farà più male. E niente, poi sicuramente farò entrare anche lui nel progetto Empowered Woman. Ok. Devo ricordarmi in italiano. Vabbè, io adesso guido, ci vediamo dopo quando arriviamo al supermercato, al Lidl. Ma dopo che ho caricato la verdura, se riesco ve la faccio vedere, se no ve la faccio poi vedere a casa. Allora, dal verduriere abbiamo finito. Ho speso una cifra, ma ho preso tantissima roba e tutta roba bellissima. E buonissima. E perché lei sta già assaggiando. Ci ha dato, siccome mi ha speso appunto tanto, ci ha regalato delle banane mature, quindi adesso per merenda, diciamo, andiamo a mangiare quella. Così è una merenda comunque sana. Adesso andiamo al Lidl, ci va 5 minuti. Sì, dammene uno. Così, che poi devo entrare dentro. Cosa farai mentre io non ci sono? Sei disperata, lo sento. Non me la sbucciare tutta. Ma gira così la buccia. Solamente che in fondo questa un po'. Ma sono dolcissime. Buonissime. Ho tantissime ricettine in mente. Da fare con le banane. Cerco un bel parcheggio, lì c'è quello lì che per chi ha famiglia
Ma sono solamente in due. Vabbè, sì, sempre va. La famiglia siamo, fino a prova contraria. E così almeno lei sta in macchina, ma almeno sta vicino. Se questi due si levassero un cazzo, vorrei parcheggiarmi qui. No, ma però il video sta ancora noi, non te parlare. Vabbè, fa niente. E anni in mezzo, scusa, non so. Ok. Adesso io finisco la banana, entro, faccio la spesa e lei farà qualche TikTok, guarderà qualche video. A dopo. Potete vedere, ho fatto giusto un pochettino di spesa. Giusto un pochettino. E fuori piove, guardate. Benissimo. Adesso devo dire a Giorgia di aprire così. Giorgia, apri la macchina! Ok. E questa invece è la frutta e la verdura che abbiamo preso. Adesso dobbiamo mettere tutto nelle borse e caricare tutto sulla macchina e andare a casa e scaricare tutto. Yeah! Sì, siamo usciti. Cioè, io sono uscita, lei era in macchina. Mi ha aiutato però a mettere la roba in macchina, è stata bravissima, è veramente una buona spalla Giorgia. E ho speso un pochettino, cioè in realtà volevo spendere di meno, ma ho trovato delle cose in sconto e quindi erano delle buone offerte, delle cose interessanti, anche delle, diciamo delle coccole anche per loro, perché comunque se le meritano anche loro, perché stanno facendo tanto, perciò ho speso un pochettino di più, però voglio dire, alla fine è cibo, lo mangiamo, non è che... anche perché adesso poi con Maurizio a casa, adesso vediamo se sono solo 3 giorni, perché una volta gli è venuta al ginocchio, aveva un ginocchio talmente gonfio che l'ho portato almeno 3 o 4 volte a fare le infiltrazioni, era stato a casa da lavoro 2 mesi, aveva un ginocchio così, una palla, e poi era andato a fare anche, vabbè non so come si chiamano, delle punture di acido di qualche cosa, per aiutare la cartilagine a riformarsi, perché c'erano le ossa che grattavano tra di loro, vabbè. Una cosa bruttissima, poverino, e quindi è stato... cioè è stato a casa tantissimo. Questa volta non sembra così grave, però non si può mai sapere, cioè se mercoledì è ancora male chiamiamo il dottore e sarà a casa altri 3 giorni. E poi tanto la prossima, non è la prossima settimana, sì, la prossima settimana in teoria sarebbe in ferie, perciò vediamo se gliele lasciano fare, quindi diciamo che se riusciamo lo tengo a casa almeno 15 giorni, così quando torna a lavorare sta bene. Nel frattempo fa la cura e poi inizierà a fare quello che dico io, perché è una testa dura. Comunque riguardo alla spesa, come al solito vi faremo vedere prima le cose che vanno in frigo e poi quelle che non vanno in frigo, dopo cena quelle che non vanno in frigo e niente. Questo è quanto. Quindi adesso noi arriviamo a casa e ci vediamo con la spesa.
Eccoci e cominciamo. Allora, naturalmente le uova che non possono assolutamente mancare è il frigo che fa pipipì. Ne ho prese 6 e ho trovato queste qua XXL che costavano 1,69 euro come quelle a 10, però sono appunto quelle XXL ce ne sono due in più. Quindi in tutto abbiamo 12 uova in più. E va benissimo visto che le mangiamo come se non ci fosse un domani. E niente, passiamo ad altro. Allora, iniziamo dalle cose che vanno in freezer. Ho preso un minestrone 16 verdure, questo qui della Frescona. E niente, praticamente dentro ho già anche i legumi, perciò devo ricordarmi di non metterli e niente, poi ci metteremo la pasta. Tieni Sabrina. Poi, sempre che va nel freezer, ho preso questa confezione gigante di filetti di merluzzo d'Alaska, è 950 grammi, non l'ho mai presi, quindi li mangeremo e poi vi diremo se sono buoni. Poi, da mettere nel freezer sempre, ho preso anche questi gelati, erano scontati perché la scadenza, adesso la cerco e ve lo dico, non so dov'è, qua, praticamente scadono a dicembre 2021, vabbè, e quindi io me li sono presi, ne ho prese due confezioni sole e li mangiamo domani che andrò fino all'Eurospin a prenderli anche per Maurizio e Gabriele. E perciò per adesso li mettiamo nel freezer. E poi ho preso anche questi filettini di platessa. La confezione è un po' più piccola, da 450 grammi. Vedremo come sono. Anche questi non li ho mai presi lì a Lidl, quindi vediamo un po'. Tieni. Poi ho preso come insalata, ho preso la valeriana, due confezioni, la mista sottile, sempre due, poi una misticanza XXL e un'insalata ricca, sempre XXL, che adesso andremo a mettere in frigo. Poi ho preso quattro yogurt da mezzo chilo, questo qui bianco. E poi 6 di questo formaggio grana padano DOP, erano in offerta a 0,99, è la confezione da 90 grammi. Poi ho preso un gorgonzola DOP dolce, la confezione questa qui invece è da 300 grammi, 2 di formaggio alla greca da 2 etti e mezzo, poi ho trovato questi panini strani, non li avevo mai visti e quindi sono focacce in realtà con aglio e coriandolo da provare, così non li avevo mai visti, vediamo come sono. Sì. Poi un pesto alla genovese perché non è senza glutine, quindi lo userò io quando magari mi faccio le mie insalatone con il farro, le verdure e tutto, magari ce ne mettiamo un cucchiaino, ma l'unico che ha il pesto senza glutine al momento è il Penny Market, quindi devo andarlo a prendere là. Poi come formaggi anche ho preso il Gouda XXL, costava 3,19 euro, me lo ricordo molto bene perché a momenti mi viene un infarto, però è tanto in confronto alla normale porzione. Una porzione XXL di brie da adesso lo cerchiamo. Sì, ma non vedo dove è scritto. Ah, 250 grammi. Poi il pacchettone di mozzarella, questo qui della Milbona, che sono 4 x 250 grammi. In ogni pacchettino ci sono due mozzarelle. Per noi va benissimo visto che siamo tantissimi.
Poi ho preso due sfoglie, la sfoglia non l'ho mai presa al Lidl, quindi adesso andiamo a leggere insieme. Questa qui è anche vegan oltretutto ed è rettangolare, mentre invece ecco questa qui, che però è la Brisé, è rotonda. Se Giorgia non me la ruba, con questa ci vorrei fare una torta salata. Poi ho preso dell'affettato, ma perché si vede? Ah, perché è più vicino, scusate. Poi ho preso dell'affettato e dell'adulano, non levarlo, bambina ti ho visto. Ne ho presi due di prosciutto cotto, tre di petto di pollo e uno di petto di tacchino. I valori sono molto buoni e vanno bene anche per l'apporto in control diet. No, quello no. Invece, per stasera a cena ho preso questo bio stracchino che era in ribasso, come vedete. Ne ho presi 8 perché era mia intenzione darlo anche a Pia. Questo qui praticamente scade domani. Quindi stasera ce lo mangiamo. E poi per ultimo, da mettere nel frigo, per ultimi, ho preso queste pappardelle ripiene all'astice. Calcolate che io non ho mai mangiato l'astice e quindi mi hanno un po' incuriosito. Sono poche per noi, ma le assaggeremo solamente. Peraltro sono col glutine, quindi Maurizio e Gabriele non le mangiano e hanno in ribasso 1,04 euro. E poi ho trovato anche questi tortelloni misto mare, sempre 2,5 etti, a 0,69 però, che avevo preso anche dell'altra pasta, erano dei gnocchetti tirolesi con farina integrale, sempre 70 centesimi, purtroppo arrivata alla cassa non passavano. E se sapevo prendevo più di questi tortelloni, vabbè. Ho preso questi qui, ne ho prese tre confezioni e perché ne ho lasciati anche agli altri. Se qualcuno andava e li voleva prendere, mi spiaceva prenderli tutti. Comunque, ma perché me li porti via? Li assaggeremo e poi sicuramente vi faremo sapere come sono, sia questi che le pappardelle all'astice. Adesso noi andiamo a prepararci per mangiare e ci vediamo dopo con la seconda parte dello svuota la spesa. Ciao! In tutto, no, ve lo dico dopo, niente. Adesso invece vi faccio vedere quello che ho preso dal verduriere. Allora, partiamo dalla frutta. Ho preso... Quante pere, Giorgia, ho preso? 2 kg. Un chilo di pere. Poi delle banane un pochettino più indietro, 2 caschetti. Un chilo di mele gialle. Poi mi ha dato tutte queste banane che sono più mature, me le ha messe meno di prezzo e... non vedo l'ora, sia domani mattina, perché ho intenzione di fare una ricetta buonissima con le banane mature e poi nella mattinata ne farò anche un'altra sempre con le banane mature. Poi ho preso 1 chilo di kiwi, 2 vaschettine di fragole perché mi serviranno per fare la torta a Pia, perché tra 2 giorni è il suo primo compleanno. Poi 3 avocado che me l'ha dati un pochettino più indietro, tanto così faccio andare le banane, li metto con le mele, maturano. E poi passiamo alla verdura. Ho preso 3 finocchi, 2 chili di carote perché vorrei provare a farle magari in modi diversi, 1 chilo di cipolle e poi ho preso 2 sacchetti da 2 chili di pomodori. Poi ho preso 4 kg di patate, qui ci sono dei peperoni rossi e dei peperoni gialli che vi assicuro hanno un profumo pazzesco. Qui ci sono 2 kg di zucchine, hanno anche il fiore che ho intenzione di fare ripieno,
E poi vediamo come farli, perché in teoria andrebbero fatti con la pastella, ma poi la dieta va a farsi friggere. E poi ho preso una zucca intera. Poi qui ci ha regalato delle banane, che sono quelle che ci avete visto a me e a Giorgia mangiarne una. Sono anche queste qua super mature. E poi ci ha dato del prezzemolo e del sedano, sempre regalato. Allora, per tutta la roba che avete visto, ho speso 76 euro. È veramente tanto, ma c'è Guarda, anche tanta, tanta roba. Sì, no, ma non è il frigo, è proprio la frutta e la verdura. guarda il frigo. No, fai vedere il frigo. Adesso, guardate il frigo. È pienissimo. Non così Là ci sono, pieno. vabbè, le banane, perché devono stare in frigo, Le perché comunque, banane essendo molto stanno. mature, sì che le faccio andare, però non è che posso fare miracoli. E niente, quindi adesso cercheremo di mettere la frutta nei portafrutta e chiudiamo il frigo. Mettiamo a posto la verdura, che nel frigo non ci sta più, non so dove ce la mettiamo. Adesso noi andiamo a mangiare e ci vediamo dopo con la seconda parte dello svuota la spesa. Eccoci tornati nel Svuota la spesa. sì, nella seconda parte. E vieni a darmi una mano, Giada, dai. Arrivo. Gabriele. Allora, per prima cosa che vi facciamo vedere è il panino, questo qui. Si può fare tostato. È il nostro preferito perché è... Americano. Sì, mi sembra di averne presi tre però di questo. No, erano No, ne ho presi tre. due. Io ne ho visti solamente due. A meno che uno l'ha lasciato dentro la cassa del Lidl. Vabbè, controllo poi quando... Nello scontrino, non mi ricordo se ne ho presi due o tre. Comunque ci piace tanto perché ha le fette belle grosse e quindi per farlo tipo per la mia dieta, diciamo, ne posso usare una fetta sola e poi ci spalmo sopra l'avocado ed è veramente buonissimo. Però mi piacciono proprio queste fette così giganti. È veramente buono anche il pane. Poi, non so dove metterlo. Allora, ho preso, che era scontato del 30% a 2,09 euro, questo mix di salse. E c'è praticamente, tenta un po', tenta un po', tenta un po'. Miele, senape, barbecue, curry, aglio e cocktail. C'è scritto che vedi 5 tipi di salse da gustare per i vostri antipasti, fondute e grigliate. Vedremo come sarà. Poi, proseguendo, qui c'è il riso, questo qui originario da 2 kg, che è ideale per minestre, insalate, contorni, timballi, supplì, ripieni e arancini, cioè per tutto quanto. Poi, questo bellissimo praticamente cosa per fare le torte senza glutine. il preparato per dolce, amore. Questo qui, vai giù, poi. Qua ce n'è un altro solo per far pizza, pane e Pasta le fresca. tagliatelle anche. E poi passiamo a un'altra cosa, passiamo a Che sono? Cos'è questo? sono del tipo Un farina preparato per torta margherita. Questo qui invece è per che ci noi. potete mettere anche sopra lo zucchero a Sì, velo. c'è anche dentro già, guarda. C'è scritto lì. Con... Poi Zucchero a velo. E poi anche qui, ho stessa provato a cosa. prendere anche il preparato, quello al cacao. E poi anche questo, che si possono fare queste ciambelle e poi le crostate. Come fare le ciambelle e le crostate.
Anche le torte di mele. Poi qui dietro cosa c'è? Ci sono dei cetrioli. Sì, ma non tirarli piacciono. Su che poi ti cade. Ah, l'aceto di vino. Poi. Avevo ragione, ce ne sono tre. Avevo ragione, guardate, è arrivato il terzo pane, era disperso. E ora poi c'è il latte per Pia. Abbiamo preso il 3 perché tanto tra 2 giorni fa un anno, quindi. Poi, ora, qui c'è, aspetta, qua tonno, c'è, oh, l'ho messo al contrario, il tonno. C'è il tonno naturale. Il naturale ne abbiamo presi 6. No, a noi piace molto, delle volte questo qui lo usa anche, delle volte la mamma prende anche comunque il tonno piccante. Anche qua c'è il prossimo pacchetto, comunque la mamma prende anche il tonno piccante per papà e per Manuel. Delle volte se lo mette anche Gabriele e la mamma. E non ho visto se c'era quello piccante lì. Poi, ora, siamo passati allo zucchero che è un po' pesante. Questo zucchero che noi ci troviamo molto bene, la mamma l'ha preso. Ma se non l'abbiamo mai preso? La mamma... Beh, no, sì, l'abbiamo preso. Oggi l'ha preso. La mamma ha preso questo zucchero che è molto diverso dall'altro, solo che è diverso perché la mamma questo l'ha preso da Lidl, invece l'altro lo prendeva sempre a Lego. Poi, sì, qui i troviamo cracker, i cracker integrali, ok, senza olio di palma. Poi vi dirò perché non mi ricordo se mi piacciono o no. Poi ho preso le mandorle tritate per la torta di Pia. È una sorpresa, non ve la facciamo uno spoiler. Poi ho preso, ho trovato questo staccante per torte. Non l'ho mai provato, quindi poi vi farò sapere come mi trovo io. E niente, era in ribasso, ce n'erano ancora tantissimi, 1,50 euro, naturalmente quando deve mettere a fuoco non mette a fuoco, 1,53 euro, vediamo. Poi ho preso le fette croccanti, queste qui sono veramente buonissime, con l'insalata, i salumi e un po' di formaggio spalmato sotto, sono perfette. Poi c'è questa fior di frutta, rigoni di Asiago alle albicocche, che è senza glutine, e anche questa qui è una in ribasso a 2,02 euro, allora l'ho presa perché è molto buona la marmellata della rigoni. Poi ho preso una confezione di stuzzicadenti, una barretta di cioccolato al latte perché mi serve per provare una ricettina fit per me, 6 barattoli di polpa di pomodoro. Giana sta arrivando, qui cosa c'è? Ci sono le tovagliette che ci sono tipo sopra delle stelle. Sì, sono quelle dello sceriffo. Sono della settimana sicuramente del che c'è stata poco fa, io le ho trovate e le ho prese. Poi avevo preso 2 pacchi di gatti e qui sempre per la torta di Pia la panna spray. Poi qui ho preso la Nutella Be Ready, anche questi qua in ribasso a 1,60 euro, dentro ce ne sono 10, sempre ne ho prese 2 confezioni. Poi qui sempre per fare una ricetta fit per me ho preso queste vaschettine in alluminio che così sono piccole e mi posso fare la porzione mia, cioè solo una diciamo. Qui c'è lo Scottex. Ok. Che praticamente c'è uno strappo lì. Sì, per quello che l'ho portato su. Poi qui ho provato a prendere questo. Cercavo un cereale diverso da quelli che finora ho provato. Non ti appoggiare sul pane che lo spiaccichi tutto.
E ho trovato questo qua, riso e grano saraceno, che è pronto in 10 minuti e vedremo com'è. Non l'ho mai provato. Vi farò sapere. Poi la passata di pomodoro ne ho prese 3. Può darsi, mi sembra di averne prese 4. Poi qui ho preso 2 pacchi di pan bauletto senza glutine per Maurizio e Gabriele, perché stasera appunto abbiamo mangiato i pomodori, quindi il pane ci andava. Poi vedrò. Abbiamo sempre aperti, infatti. Sì, se riesco cercherò di farglielo io. Poi 4 confezioni, ma anche qua mi sembrava che erano Pane integrale. di pan bauletto integrale. Ah no, perché ho preso 2 8 cereali e soia, ok. Sono giusti 4. Poi ho preso le friselle integrali, queste qui di Altamura, della marca Certossa. Due Ne pacchetti. ho presi 2 pacchetti perché sono buone. Abbiamo notato anche con i bambini che vanno preparate leggermente prima. Se ci si mette sotto il formaggio o comunque leggermente, magari fatte ammorbidire un po', tipo se si fanno i pomodori, tipo col sughettino, perché se no sono dure che ti spacchi i denti. Tipo come me, già che prendi il Fa avvocato. 2 veramente. Poi della pane, ho preso il lievito della Pane Angeli, che è senza glutine, per Gabriele, e per noi ho preso il lievito, questo qui, la polvere lievitante del Lidl. Poi abbiamo quasi finito, eh? L'orzo perlato, da provare a vedere, ma penso che sia uguale a quello dell'Eurospin. Poi, sempre in ribasso, La salsa, le salsa la mette burger, la salsa 1,04 verde. euro. E poi, infine, per finire, ho preso 2 shampoo, uno è questo qui verde alle Alla. E 7 erbe. poi c'è quello lì che è all'albicocca. Sì, arancione, frutta e vitamin. E sono Ciao. buoni, comunque non sono Sa di niente male. albicocca. E poi abbiamo preso, e questo è poi, il gel per lavastoviglie, perché è quello che abbiamo aperto l'ultimo barattolo, l'ultima confezione, quindi ne abbiamo presa un'altra per scorta, perché comunque di lavastoviglie ne facciamo tantissime. Allora, questa qui era tutta la spesa. Al Lidl ho speso in tutto, ho fatto 2 scontrini. Sono entrata una volta sola, è stato tutto nel carrello, quindi in confronto alle mie super mega spese o alla spesa tipo dell'Eurospin, che sono entrata 3 volte, sono stata molto brava perché è stato tutto in un carrello solo, giusto Giorgia? Perché Giorgia è venuta con lei? In tutto ho speso la prima volta 140 e poi la seconda, cioè nel senso il primo scontrino era 140 e il secondo 25, quindi in tutto ho speso 165 euro. Però come avete visto ho preso tanta roba, ho preso anche del pesce che comunque costa e niente. Quindi ho ancora 4-5 cosine che lì non ho trovato e devo andare a prenderle all'Eurospin. Credo che andrò domani, ma poi vi farò un video a parte. Quindi io adesso vi saluto, spero che la spesa vi sia piaciuta. Come al solito fatemi sapere se avete già provato qualche prodotto, se c'è qualche prodotto che vi piace, che non vi piace, che ci consigliate, eccetera, eccetera. Vi saluto, io, Giada e Giorgia, che sta scaricando e ricaricando la lavastoviglie. Le Vi tocco poi. salutiamo e vi auguriamo una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.